Ciao amici di Molise Web TV. Oggi vi propongo la processione in onore della Madonna dei Monti a Campobasso, che si svolge l'ultimo giorno di maggio. Processione particolarmente sentita da tutta la popolazione di Campobasso e che nel tempo ha assunto un'importanza sempre più crescente, tale da richiamare molti e molti fedeli, anche da tutto il circondario. Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Quanti inni di ringraziamento e di lode, o benedetta Nostra Signora di E nel corso del tempo, processione particolarmente viva e vissuta con fede e dedizione alla Madonna. Va assumendo sempre più la caratteristica scenografia delle infiorate che si svolgono in tante città italiane. Qui a Campobasso quello che prevale non è tanto la ricerca meticolosa della perfezione dei disegni, che pure in tante parti del percorso sono ben fatti e spettacolari, quanto l'abbondanza degli stessi in un tappeto colorato e profumato che si snoda per tutta la città, dove fanno da padrona mille e mille petali di rosa, petali che vengono lanciati nel vuoto da balconi e finestre al passaggio della statua della Madonna. Infiorata in onore della Madonna, che in alcune parti del percorso da semplice tappeto di fiori si trasforma in quadri particolari e sotto le mani esperte di disegnatori, maestri fiorai e tanti ragazzi vogliosi di aiutare e imparare, assume sempre più rilevanza e creano veri capolavori intorno a tavolini dove sarà posta la statua lignea della Madonna realizzata nel lontano 1334, dando anche un po' di respiro ai portatori che la sostengono per tutto il percorso. Dicevo del percorso che risulta essere una vera e propria maratona, snodandosi per tutto il capoluogo. Parte infatti da sopra il monte di Campobasso e facendo varie soste per il centro storico, da via Sant'Antonio Abate risale per via Marconi, passando innanzi alla prefettura e percorrendo parte del corso staziona innanzi al comune, ove riceve gli omaggi del sindaco che quest'anno ha consegnato proprio il palazzo comunale alla Beata Vergine. Thank you.
bene, Madonna del Monte, aiutaci a fare questo. Da oggi noi siamo affidati a te. Questo palazzo è tuo, non si offenderà San Giorgio, è amico tuo. Grazie. Prosegue con una sosta innanzi al carcere, alla caserma Frate, ove le più alte cariche dei carabinieri le rendono omaggio con la lettura della preghiera del carabiniere alla Madonna. Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi carabinieri d'Italia a te eleviamo reverente pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu che le nostre legioni invocano confortatrice e protettrice con il titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra. Da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. Siamo i carabinieri che ora diranno un omaggio floreale alla Vergine Santa del Monte. Poi risale per via Aurefice e si dirige a Porta San Paolo per tornare dal centro storico e risalendo per quelle stradine si inespica fino alla chiesa sui monti. Percorso lungo e strenuante, fatto di momenti emotivi senza dubbio forti e sentiti, e la partecipazione dei fedeli, mai stanchi di osannare la Vergine e tributarle l'omaggio con ovazioni e preghiere, consegna senza dubbio questo evento alla tradizione. Thank you.
quest'anno l'inclemenza del tempo ha veramente messo a dura prova i realizzatori del percorso fiorito. Infatti, a pochissime ore dalla processione, una pioggia insistente ha fatto sospendere l'attività e solo la voglia, l'amore e la fede hanno fatto sì che si compisse un piccolo miracolo. Infatti, al passaggio della statua non c'è stato un quadro, un tratto di strada iniziato a lavorare che non fosse stato finito. E seppure l'acqua aveva portato via nei tombini parte dei fiori, alla fine la tenacia e l'orgoglio di esserci hanno fatto sì che tutto fosse al meglio. Tanti momenti di forte commozione e nel dover dire qual è il più bello, il più vero o solo il più sentito, si rischierebbe di sicuro di sbagliare. Ma di una cosa sono certo, in tutti e da tutti questa processione c'è appagamento e vita. Troviamo in tutti un momento esaltante di fede e verità, di amore e di vita. E in questa processione non si nasconde e trova esaltazione la voglia di dire io credo. Non si nasconde la voglia di darsi, non si nasconde la voglia di darsi all'amore, non si nasconde la voglia di amare la Madonna e di esserne fieri e orgogliosi, di vedere in lei nostra madre, dispensatrice di amore e comprensione. Comprensione per i nostri peccati, per i nostri sbagli, ripagati con un sorriso velato che traspare dalla statua e ci porta con lei nella fede e nell'amore. Sperando ancora una volta di avervi fatto cosa gradita, un caro saluto il vostro Angelo.